Buongiorno a tutti. Ma quali sono i passaggi per la disintossicazione? Chi sono senza di te? Questo è il primo passo ed è il processo di superamento di una rottura sentimentale. Durante un rapporto di coppia, il sentimento dell'io resta, in molti casi unito a quello dell'altra persona. Quando bisogna affrontare una rottura sentimentale, prima di tutto, è necessario accettare che la situazione è cambiata e noi pure. Affrontare il cambiamento è il primo passo come qualsiasi altro processo doloroso. Bisogna sapere che il tutto non sarà più come prima e quindi non saremo più le stesse persone. Solitamente, quando si affronta una rottura, conviene analizzare la relazione. La rottura tenderà a danneggiare seriamente l'autoconcetto. Se la relazione ci ha aiutati a forgiare un concetto di noi migliore, se ci ha aiutato a crescere come persone e ha fatto riemergere parti importanti della nostra natura, generando in questa evoluzione una sorta di dipendenza. Al contrario, se la relazione che avevamo non ci ha permesso di esprimerci pienamente come persone, non ci ha aiutato a crescere o soffocava la nostra natura, o subivamo violenza psicologica, emotiva e fisica, la rottura può offrirci sentimenti di riscoperta di noi stessi. In questo caso, il processo di disintossicazione può essere vissuto con grande sollievo. Scrivere sui nostri sentimenti aiuta ad affrontare la fine di un rapporto e si rivela un'ottima strategia per affrontare la disintossicandoci sentimentalmente. Non si tratta di scrivere pagine di tragedie, in realtà più semplice questa tecnica viene fatta in tre fasi. La prima consiste nel riflettere sui fattori che abbiano condotto alla rottura, analizzarli dopo averli scritti e valutare in che misura hanno influenzato il nostro io. In seconda fase si scrive sulle conseguenze della rottura dopo qualche giorno che è avvenuta. E nella terza fase si scrive sulle conseguenze della rottura. Si tratta di un concentrarsi su più aspetti che la semplice tristezza e dei sentimenti negativi. Scrivere ci aiuta a comprendere l'accaduto con maggiore chiarezza. La sindrome di astinenza della disintossicazione è una trasformazione fisica che si produce nel nostro cervello a causa del dolore di una rottura. Ricorda il modo in cui evolve il cervello di una persona dipendente che non può tenere l'oggetto della sua dipendenza. Comprendere che c'è una parte fisica che ne risentirà per diverso tempo aiuta a gestire questa specie di sindrome d'astinenza emotiva. Anche è importante comprendere che si tratta di sintomi puramente fisici che si riducono con il tempo. Quando è consigliabile iniziare una nuova relazione dopo una rottura non è positiva nell'immediato, perché non finirà bene. Tuttavia, non possiamo generalizzare perché dipende molto anche dalla fiducia che si ripone nel nuovo partner. A volte queste relazioni di rimbalzo aiutano a risolvere conflitti personali creati dalla fine del rapporto, logicamente precedente, anche se un consiglio mio spassionale che un periodo da soli per elaborare il lutto e attrarre ciò che è meglio per noi e non perché ne abbiamo bisogno è veramente importante. Perciò, se avete bisogno di aiuto, contattatemi alla mia email paolafendi@gmail.com. Insieme possiamo ritrovare il percorso più adatto a voi e farvi ritrovare il sorriso e la voglia e la gioia di vivere. Buona giornata a tutti, vi lascio la mia email paolafendi@gmail.com e al prossimo video.